Abbiamo in collegamento telefonico Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Un argomento importante che tiene banco in queste ore è la riforma della sanità lombarda. Pare che il testo licenziato dalla Giunta Fontana dopo 3 settimane e centinaia di ore di discussione al Pirellone debba tornare presto in aula. Vero? Allora, abbiamo una situazione assurda. Noi avevamo detto e avevamo bloccato l'aula per dire con forza che c'erano moltissime criticità in questo progetto di legge. Abbiamo visto come Roma abbia rispedito indietro con ben 15 non conformità il testo appunto licenziato dalla Regione Lombardia. Abbiamo la narrazione da parte della maggioranza che tutto va bene, ma non è così perché deve tornare in aula. Spiace che venga utilizzato l'escamotage della legge di revisione normativa, o meglio di quello che è l'ordinamentale, viene detta in gergo, che non permette purtroppo ostruzionismo. Come posso dire, un po' un ulteriore bavaglio che viene messo alle opposizioni. Sappiamo che i lombardi, soprattutto sulle liste d'attesa, continuano a reclamare correttezza e giustizia. Purtroppo ci troviamo a dover affrontare per l'ennesima volta una criticità che troverà difficile risoluzione, ma non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo andare avanti nella battaglia per avere una sanità più equa e migliore per tutti. Consigliere Erba, rimaniamo sul tema sanità. A 2 anni dall'inizio della pandemia, come giudica l'operato di Regione Lombardia? Dobbiamo purtroppo essere molto severi con il giudizio. Abbiamo visto come nei tracciamenti, come nei tamponi, nei disastri iniziali, quando per le prenotazioni era stato affidato tutto ad Aria, la società informatica di Regione Lombardia. Vediamo come su tante linee, tanti fronti, purtroppo Regione Lombardia ha dimostrato tanti punti deboli. E quindi il giudizio purtroppo è negativo. Noi abbiamo portato in aula in tante occasioni tutte le correzioni che servivano al sistema, anche sui mezzi pubblici, con la richiesta di già obbligare all'utilizzo delle FFP2, anche a migliorare quello che potevano essere diciamo le ripartizioni tra diciamo i viaggi per le scuole, quindi il pendolarismo scolastico e il pendolarismo comunque lavorativo, differenziarlo meglio. Tutti i punti critici che erano in mano a Regione e che purtroppo anche pochi mesi fa, anzi qualche settimana fa, ha mostrato ancora tante lacune. Quindi purtroppo errare umano, ma perseverare, sappiamo. La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull'eutanasia. In una nota, la Corte Costituzionale ha fatto sapere che in caso di approvazione la legge non avrebbe assicurato la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Lei nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla raccolta delle firme nelle piazze delle città lombarde. Qual è il suo pensiero? Allora, molto dispiaciuto per questo blocco dell'iter. È un referendum che sentivo e che sento molto, perché comunque è una libertà di scelta importante. Capiamo che nella sofferenza, quando una persona comunque si trova a fine vita, deve avere anche il diritto di poter scegliere cosa comunque quale può essere il suo destino. Io spero adesso a livello normativo, comunque a livello parlamentare, si inizi e si agisca. Abbiamo un progetto di legge depositato con il Movimento 5 Stelle. Spero che a breve venga calendarizzato in aula. Perché è questo? Se tante persone hanno firmato la richiesta appunto di referendum, è una richiesta forte, va ascoltata e decisamente dobbiamo veramente farci carico di questa richiesta forte da parte dei cittadini italiani. Quindi.
dobbiamo veramente muoverci speditamente su questo. Ringraziamo Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.